Hola pepeños, che tal? Benvenuti in questo nuovissimo video. D'ora in avanti inizieremo un discorso molto lungo, ma non troppo complicato, sul passato spagnolo. Nei prossimi episodi lo vedremo intero, regolare e irregolare. Ma non possiamo iniziare il discorso sul passato senza vedere, ovviamente, il participio. Per i verbi di prima coniugazione basterà aggiungere ado. Amar, amado. Hablar, hablado. Per i verbi invece di seconda e terza coniugazione sono praticamente uguali, basterà aggiungere ido. Beber, bebido. Vivir, vivido. Primo uso, lo usiamo per formare i tempi composti di tutti i verbi. Infatti, come vedremo poi nel passato, ci serviremo di un ausiliare e del participio per formare, non so, il passato prossimo, il trapassato prossimo, eccetera. Attenzione, nel caso dei tempi composti, il participio non concorda mai e poi mai, né in genere né numero con il sostantivo a cui si riferiscono. Anzi, immaginate l'ausiliare e il participio come un blocco unico che non si possono assolutamente mai dividere e che il participio rimane invariato. Lo usiamo anche per formare le frasi passive. In questo caso sì, il participio deve concordare in genere e numero con una delle due parti della frase passiva. Las clases han sido suspendidas. Oppure possiamo usare il participio come un aggettivo. Per esempio, es un hombre conocido. Anche in questo caso il participio può si concordare in genere e numero con il sostantivo a cui ci riferiamo. Attenzione, vi lascerò nel box informazioni qui sotto un link che vi riporta tutti i participi, diciamo, doppi, perché ci sono dei verbi che hanno un participio regolare per formare i tempi composti e un participio irregolare che invece usano come aggettivo. Abstraer, astrarre. Il participio regolare es abstraído, quindi astratto, in questo caso lo usiamo come participio nella formazione dei tempi composti. Dall'altra parte abbiamo abstracto, che è comunque un participio, in questo caso irregolare, dello stesso verbo, che però usiamo solo ed esclusivamente in funzione di aggettivo. Attenzione però, perché ci sono dei participi che sono sempre, e dico sempre, irregolari. Per esempio, decir, dicho. Hacer, hecho. Escribir, escrito. Romper, roto. Vi farò un video a parte con tutti i participi irregolari con una lista completissima domenica prossima. Nel frattempo vi metto il link qui nel box informazioni qui sotto se volete già dargli uno sguardo e cercare in qualche modo di memorizzarli. Nello stesso link troverete anche degli esercizi, quindi se volete potete un po' così provare a svolgerli. E io ho la faccia di chi si è appena svegliato, ma vi assicuro che non è così, sono sveglio da ormai già diverse ore, quindi non so perché ho questa faccia, sarà stanchezza. Io vi ricordo che sono qui ogni mercoledì e domenica con un nuovissimo video. Seguimi anche su Instagram e su Facebook, io soy Pepe, per altri video come questi e per altre informazioni, foto, post, cose fighissime, carine e interessanti sulla Spagna e non solo. Iscriviti al canale se non lo sei, lascia un like, condividi questo tuo video, insomma aiuta a far crescere la famiglia di Pepeños, perché tu, e dico proprio tu che mi stai guardando, sei davvero fondamentale, sei essenziale per la crescita del mio canale. Tante grazie e hasta luego!